Ciao a tutti, bentornati su il podcast di Outdoor, dove parliamo con delle persone che ci interessano. Ricominciamo tra l'altro dopo... Sì, dopo una pandemia. Sei il primo ospite dopo un anno e mezzo che avevamo smesso. E oggi abbiamo con noi Marco Mazzei, che non saprei come definire, ti puoi forse definire attivista? Io anche per lavoro non so mai come definirmi, perché non so mai raccontare che lavoro faccio, e per la bici vale lo stesso tema, però forse attivista è il... Definirsi è brutto poi in generale, sì, casellarsi troppo... Sì, meno male che non si usano più i biglietti da visita, così non c'è più il tema di vabbè, che cosa scrivo. Obsoleto. Anche perché poi con il fiorire dei job title che ci sono adesso, i biglietti da visita sarebbero... Attivista però... è un po' generico, ecco, almeno nella mia idea che ho di te è un attivismo relativo in particolare, soprattutto per Milano, al mondo della bicicletta. A proposito di questo, come ti sei avvicinato al mondo della... perché tu facevi anche il Messenger, mi sembra che facessi anche le gare a scatto fisso. Cioè, ci ho provato, no, Messenger no, mi sarebbe piaciuto, diciamo che se rinascerò è un lavoro che prenderò in considerazione. E qualche gara a scatto fisso sì, l'ho fatto, di solito arrivavo ultimo, oppure anzi anche oltre sono ultimo, troppo non pericolose, so che cosa quelle ci gare possa tra essere. L'altro sì, forse adesso non la farei, però in quel periodo diciamo che faceva un po' parte di un modo di stare in città, di un modo di stare per le strade che mi piaceva, diciamo, nell'insieme al di là della gara. E poi c'è questa sullo sfondo c'è questa idea che con questo genere di gare puoi veramente scoprire la città, angoli, passaggi segreti, modalità di muoverti che poi ti restano anche quando torni a essere o diventi un ciclista invece più responsabile, diciamo così. Ma infatti la primissima cosa che io volevo chiederti è cos'è la bici per te, nel senso che poi la tua vita si è concentrata, almeno noi ti conosciamo bene per quello che fai nel mondo della bici. E anche quante bici hai? Questa è una curiosità personale mia. Vabbè, ma non ne ho tante. Allora, ho una pieghevole con la quale giro in città perché mi piace l'idea di poter saltare su e giù dai mezzi pubblici in caso di bisogno. Poi ho una bici gravel che è quella che uso di solito e alla quale sono molto affezionato perché l'ha fatta a mano... Dario forse, esatto, abbiamo Dario. Fatto un podcast ma, anche con Dario. Sì, ma brutta gente. Ciao Dario, lunghissimo, non riusciamo a farlo smettere di parlare. Sì, come tutto un taglio, tutto un taglio. È stato. Però andare in giro su una bicicletta fatta da una persona che conosci e che, come dire, ha fatto un pezzo di strada ciclistica insieme a te, per me è un'esperienza molto bella. Quindi io quando salgo su quella bici percepisco che c'è dell'affetto che la circonda, quindi... Al netto che poi ogni volta che pubblico una foto Dario mi dice no, però le braccia in quella posizione su quella bici non vanno bene, e inclinate di più, inclinate di meno, però diciamo al di là del fatto che lui rompe un po'. Non lo facevo così ortodosso, le ultime volte che siamo andati in bici con lui l'ho visto fare cose. Non ma lui forse su se stesso è più, diciamo, è libertino. Meno rigido. Poi ho una bici da corsa e ho la mia bici a scatto fisso, che è stata la prima bicicletta che mi sono comprato, e un paio di bici vintage. Per cui bene a più di noi, dai. Sì, però un approccio moderato. Sì, 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 moderato. Sì, sì. Non sono un fanatico, ecco, diciamo. Però non avendo un'automobile, non avendo moto, quindi alla fine ho tante biciclette che sono un po' i miei mezzi giusto di trasporto a seconda delle circostanze, ecco. Esatto. E che cos'è, però non mi hai detto, la bici per te? Ma guarda, credo che in questo momento la bicicletta stia diventando anche per me un'icona, nel senso che rappresenta diciamo, un modo per raccontare bene, in modo facile e comprensibile a tutti, qual è un modello di città nella quale le persone possano vivere bene, senza dover rinunciare a nulla. Perché per me la bicicletta rappresenta un po' l'opposto della decrescita felice, che è un approccio al mondo della sostenibilità, dell'ambiente, eccetera, che a me è sempre lasciato un po' perplesso, forse perché non voglio rinunciare ad alcune comodità, non lo so. Beh, ormai la nostra vita è standardizzata su dei livelli... Sì, però ecco l'idea che comunque per essere felici in una città sia necessario decrescere,
mi lascia perplesso. La bicicletta è un mezzo di trasporto ovviamente completamente sostenibile, un mezzo di svago, gioco, è uno strumento di lavoro e all'interno di una città permette di muoversi alla velocità giusta, che non è né troppo piano né troppo veloce, quindi non toglie niente al bisogno di una città moderna e contemporanea, anzi semmai qualcosa aggiunge, e quindi per me appunto è l'icona delle città del, spero, del futuro. Poi non è solo la bici, c'è tanto altro, però chiaramente se dobbiamo cercare un'icona è difficile immaginare che l'icona siano due piedi, una persona che si muove a piedi, no? Anche perché la bici c'era, cioè ci sarà, diciamo che è uno di quegli strumenti che nell'arco della storia, quando è stata inventata, non è mai diventata obsoleta. Ecco, questa cosa qua è molto particolare. Sì, e tra l'altro è molto molto simile a quella, nel senso come è stata inventata. Sì, 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 esatto. Funziona uguale. Sì. E invece come nasce Tu Ciclista? Perché adesso faccio una marchetta, nell'ultimo numero di Al Vento, il 15, trovate anche un articolo di Marco in cui racconti un pochino la tua storia, che però è una storia fatta di salite, di montagna, diciamo da scalatore, se vogliamo. Allora, la mia storia da ciclista, al di là del fatto di essere uno che è sempre andato in bici, ma così, insomma, se c'era una bici la usavo, ma senza particolare, diciamo, interesse, è nata da ciclista urbano, nel senso che in quel periodo lavoravo a Segrate e facevo avanti e indietro tutti i giorni in macchina, passavo almeno un paio d'ore in macchina tutti i giorni, e a un certo punto una sera ho detto vabbè, basta, questo deve un po' cambiare, proverò ad andare in bicicletta, e ho comprato su online una di quelle prime bici a scatto fisso che si facevano, arrivavano forse dall'Inghilterra, tutte belle colorate, molto colorate, preassemblate, e mi sono avventurato in questo tragitto. Ho bucato a metà strada e quindi sono arrivato in ufficio completamente fradicio, tutto sporco, perché poi tra l'altro ovviamente non sapevo neanche dove mettere le mani per cambiare nulla, e mentre arrivavo dicevo vabbè, probabilmente l'esperimento è fallito ancora prima di iniziare. Invece, nonostante la catastrofe, mi è venuta voglia di insistere, e da lì ho iniziato ad andare sempre in ufficio tutti i giorni in bicicletta. E a quel punto dico, vabbè, però già che vado in bici, magari in ufficio, magari posso fare anche qualcosa di più divertente. E ho iniziato a muovermi attorno a Milano, fino a quando non ho scoperto, non so nemmeno esattamente perché, che mi piacevano le salite. Quindi che in pianura mi annoiavo moltissimo, un po' perché sono lento. Anche a Giovanni piace le salite. Un po' perché i panorami così monotoni mi annoiano, e invece la prima volta che ho fatto una salita, che peraltro è stata drammatica. La scatto fisso, tra l'altro. No. E avevo già una bici da corsa, però mi sono accorto che, diciamo, quella fatica che andava oltre le mie capacità, però mi dava delle sensazioni belle. Quindi oggi, se devo scegliere, certamente vado a fare un giro in montagna, insomma. Tra l'altro, grazie alla bici ho anche scoperto la montagna in senso un po' più ampio, nel senso che io prima odiavo camminare, se uno mi diceva andiamo a fare un trekking, piuttosto mi legavo a un palo, e invece adesso cammino volentieri, anzi a volte preferisco camminare alla bicicletta. Beh, hai quasi tutto il mondo mountain bike anche da poter scoprire, tra l'altro, non so. Sì, ho provato un paio di volte negli ultimi anni, per giusto per non farmeli mancare, ma quello che ho notato, a differenza degli altri modi di stare in bici, è che lì serve un po' di tecnica, cioè sì, che non impari ad andare in mountain bike così. Soprattutto in discesa. Vabbè, in discesa io ho paura anche normale, io, sulle bici, diciamo, io spesso quando andavamo in giro con i miei amici magari ero più veloce in salita e poi in discesa mi doppiavano tutti 40 volte. Sì, abbiamo un amico che è così. Sì, sì. Beh, ma anche tipo tra me e lui c'è questo problema. Io salgo e poi lui scende al triplo della mia velocità, però vabbè, ognuno il suo. Ma infatti. Quindi vabbè, tra l'altro il tuo approccio alla bici non è stato immediato, diciamo, da bambino. No. È più tardivo, possiamo dire. Sì, sì, assolutamente, da adultissimo, sarà una dozzina d'anni che è così, e da boh, sì, una decina. Pensavo fosse una di quelle classiche storie, mi hanno regalato la bici da bambino, non ci sono più sceso, invece No, ero, diciamo, prima, ripeto, cioè, se si trattava di fare un giro in bici, sapevo usarla e mi faceva anche piacere usarla, però...
Era un passatempo occasionale. Sì. Sì, sì. E poi da questa, com'è nato, diciamo, la voglia di partecipare, la voglia di creare idee, creare eventi, creare Milano Bike City e Massa Marmocchi, del quale magari parliamo dopo. Come ti è venuto, diciamo... Cioè, perché concentrarsi sulla bici come qualcosa che non è solo un mezzo di trasporto? Cioè? Devo dire che lì c'è stato un incontro casuale, nel senso che quello era un... Diciamo, io sono una persona abbastanza... tendo a essere un po' orso nelle mie relazioni, quindi tra l'altro appunto anche in bicicletta vado tranquillamente volentieri, forse più volentieri da solo. E... Era un periodo un po' strano della mia vita e ho incontrato Critical Mass, nel senso ho incontrato una serie di persone che frequentavano Critical Mass e ho iniziato a frequentarla in modo molto assiduo, cioè tutti i giovedì praticamente. E credo sia quello il luogo e il momento nel quale ho imparato tutto quello che poi mi è servito e ho cercato di mettere in pratica, perché anche se è vero probabilmente che l'esperienza di Critical Mass in sé, virgolette, non serve a nulla, chiuse le virgolette, perché non porta avanti delle rivendicazioni, non produce documenti, non ha portavoce, non si siede ai tavoli, eccetera, però ti insegna un modo di concepire la strada e lo spazio pubblico che poi c'entra tantissimo con la bicicletta. Tant'è che è in quelle sere che io effettivamente mi sono reso conto che la strada è un bene pubblico primario, in una città forse il più importante, e che sia necessario ridistribuire diversamente, ricominciare a distribuire diversamente gli spazi. E sì, anche forse il fatto, un'altra cosa secondo me di Critical Mass, io venni qualche volta, anche il fatto della comunità, cioè di un senso di comunità, di persone che condividono un modo di manifestare, se vuoi, ma che comunque condividono un modo di vivere la città, ecco. Poi sì, sì, anch'io quelle volte che sono andato, qualche volta mi è capitato il giovedì, mi sono reso conto che, cioè, la percezione che ho avuto è quella proprio di occupare uno spazio in modo diverso, al di là di quello che effetti può avere. Sì, però la cosa più bella era farlo, sì, cioè, sì. Come se la massa ti legittimasse in un certo senso, forse sì, è così, sì. Di fatto ti senti più tranquillo e in generale sì, hai proprio una percezione dello spazio occupato diversa, e quella cosa secondo me ti consapevolizza te come persona. Sì, sì. Chiaramente c'è un tema di comunità, come dicevi, nel senso che è chiaro che funziona anche se tu crei delle relazioni all'interno delle quali stai bene, e quindi, perché è chiaro che se vai lì e tutta la gente che c'è ti è antipatica, diciamo che non basta la bicicletta a quel punto. Quindi sicuramente per me le relazioni con le persone hanno voluto dire tantissimo in quel periodo e poi anche dopo, naturalmente. Io ho in mente una fotografia in particolare, che secondo me è la fotografia, cioè una sera tardi, perché chiaramente per Critical Mass parte alle 10 e torna a mezzanotte e mezza. Sarà stata, non sai dove torna, cioè non sai dove finisce. No, finisce di solito in Piazza Mercia dove parte, però poi vabbè, diciamo, tornano lì solo proprio i più hard. Ed eravamo sulla circonvallazione, io ero in bici, avevo la cassa con la musica e quindi c'era la musica di sottofondo, e davanti a me c'era un gruppo di pattinatori, perché in quel periodo c'era anche tanta gente con i pattini, che pattinava e un po' ballava. Questa fotografia di ballare sulla circonvallazione, sulla strada, è una fotografia che per me appunto racconta tutto di un certo modello di città. Poi non immagino che le circonvallazioni debbano essere solo fatte per ballare, però forse se come dire, ci abituassimo all'idea che si può anche ballare sulla circonvallazione e non solo andare in automobile, ecco, riusciremo a inquadrare che cosa vuol dire lo spazio pubblico a disposizione delle persone. E mi attacco subito, c'è la bici e poi dall'altra parte c'è uno spazio, un luogo che deve ricevere la bici. Che la cosa che mi interroga, vabbè, io un po' per passione, un po' anche per ciclo di studi, ho un po' lavorato, ho toccato il tema della mobilità, e non è soltanto un problema di avere i mezzi, perché i mezzi li abbiamo oggi, ma avere dei luoghi che siano ricettivi rispetto a questa cosa qua. E in Italia, cioè Milano, esiste Milano, poi esiste
tutto un altro mondo che è completamente diverso da Milano. Sì, è il mondo nel quale sono cresciuti i miei genitori, per esempio i genitori di molti di noi, quindi di un'Italia che ha basato sull'automobile gran parte delle sue fortune, della sua crescita, del suo modello di vita, e quindi anche ha concepito le città e gli spazi in un certo modo, e adesso che gli spazi sono tutti occupati, bisogna fare un'operazione di liberazione di questi spazi. Io credo che diciamo, servano delle azioni infrastrutturali, poi culturali, poi politiche, poi delle associazioni, eccetera, e poi serve anche un po' un cambio di generazioni, nel senso che anche mentalmente, probabilmente è una cosa difficile da, da scardinare, sì, no? Sì, le persone che anche in città sono abituate a usare l'automobile per fare qualsiasi cosa, anche a distanza di pochi metri da casa, quando, quando io le vedo e le guardo negli abitacoli, sono quasi sempre persone anziane o sono vecchi, rispetto ai quali il cambiamento di abitudine è molto difficile, ma non perché abbiano problemi di mobilità, sì, sì, beh, certo. Sì, proprio sì, perché sì. Per loro è normale che sia così, e forse la battaglia di andarli a convincere uno per uno è una battaglia persa e anche un po' ridicola, mentre se uno guarda i dati, i giovani o non hanno la patente o la fanno tardissimo, anche i costi di gestione delle automobili, cioè ci sono costi di vita che non... La nostra generazione non ha più voglia magari di sostenere. Mi attacco a questa cosa, perché io non sono informatissimo sull'argomento, però mi sembra che Barcellona abbia fatto un'azione abbastanza coatta in termini di, cioè, insomma, da un giorno all'altro fondamentalmente, di, come si può dire, deautomobilizzazione della città. Secondo te azioni di questo tipo, o magari se ci sei stato a Barcellona con un occhio un po' più critico, secondo te sono quelle che vanno fatte, o invece ci sono altre vie un pochino meno, non so come dire, meno forti, ecco? Ma sai, se guardi la storia dei grandi cambiamenti urbani nelle città europee, di solito sono legati o a dei fatti, cioè, per esempio Amsterdam è diventata l'Amsterdam che conosciamo perché ci sono stati una serie di incidenti gravi che hanno coinvolto i bambini, e c'è stata una sollevazione popolare che ha fatto cambiare la città. A Parigi stanno succedendo delle cose importanti, perché c'è una sindaca molto determinata che vuole fare alcuni cambiamenti, a Barcellona lo stesso, anche a Londra. Quindi io credo che o c'è un cambiamento che arriva un po' dall'alto, quindi una persona, cioè, se domani Marco Mazzai diventa sindaco, probabilmente ci prova a fare delle cose anche un po' radicali. Poi magari ha un po' anche la sua battaglia che porta avanti, certo, quindi giustamente... Certo. Poi magari fa degli errori e poi magari, come dire, fa una catastrofe rispetto alla mobilità, però sicuramente quelle battaglie le porta avanti. Se c'è qualcun altro, magari fa la stessa battaglia in modo magari meno radicale, più graduale, la prende da altri punti di vista. Io non credo che ci sia la bacchetta magica, per quello ti dicevo, servono una serie di azioni, sicuramente servono un po' di persone, adesso non dico a livello del sindaco, ma in generale diciamo nella cabina decisionale servono un po' di persone che hanno quel simbolo in mente, perché se non c'è nessuno, quindi se tutti questi temi devono essere sempre portati dall'esterno, associazioni, lobby, gruppi, eccetera, è molto faticoso e forse anche non funziona tanto, ecco. E tra l'altro, cioè, comunque a Milano, soprattutto negli ultimi due anni, abbiamo visto un po' di cambiamenti in questo. Sì, io volevo esattamente chiedere il cambiamento, se c'è stato da quando hai iniziato a frequentare la città in bici, che ad adesso. Comunque, anche sul tema, cioè, da una parte c'è un cambiamento, dall'altra c'è scontentezza perché il cambiamento magari non è perfetto, perché la ciclabile non è sicura, perché senza lasciare chi è contrario, perché vabbè, poi c'è tutto un altro tema di personaggi che non riescono a concepirlo, però è complesso, cioè è anche difficile progettare questo tipo di cambiamento. Beh, è difficile prima di tutto perché le nostre città appunto sono state pensate negli ultimi 50 anni su altri mezzi di trasporto, e quindi diciamo smontare quello che è stato costruito in così tanto tempo non è semplice.
Io in questi anni ho visto sicuramente un cambiamento a Milano molto lento, diciamo, se uno vuole essere positivo può dire graduale. E... Beh, poi dipende anche qual è il metro di paragone, sì, ovviamente. Ma in generale... Guardiamo rispetto ad altre città italiane sembra velocissimo. Beh, l'Italia è graduale, per definizione. Molto graduale. È lunga, e quindi molto... poi è graduale. E poi c'è stata la pandemia che ha cambiato tutto, perché quello che è successo in quest'anno... sotto gli occhi di tutti, la ciclabile San Babila Sesto San Giovanni, che è stata fatta in 3 giorni, in altre circostanze sarebbe stata realizzata in 3 mesi. Ci vorrebbe qualche lockdown mirato ogni tanto per fare le ciclabili. No, quindi io credo che sia stata una questione di necessità, ma anche che, appunto, come vi dicevo prima, la pandemia è stata un po' la miccia che ha innescato un cambiamento, come in altre circostanze, certo, in altre città la miccia è stata innescata da altre cose. Qui è successo, qui in realtà in tante città del mondo vediamo le stesse cose, no? Quindi adesso si tratta di fare in modo che questa miccia resti accesa anche senza la pandemia, perché basta andare in giro, si vede tanta più gente, no? In bicicletta. Adesso vabbè, in primavera esplode Milano in bici. Beh, anche il bonus l'anno scorso è stato un bel, sì, sì, bella spinta di tutto il settore. Prima hai menzionato la questione del critical mass, che tra virgolette non serve a niente, però secondo me è interessante che ci racconti brevemente la storia di Abbracciami, che dà traccia sulle mappe, è diventato effettivamente, insomma, è stato portato avanti, ci sono i cartelli, è qualcosa di tangibile, no? Mi è piaciuto anche questo. Altre città, se non sbaglio, noi vabbè abbiamo partecipato al primo Abbracciami quando è stata fatta la prima Milano Bike Week, e è stato molto molto bello. Sì, c'è Abbracciato a Torino, e forse è anche l'ultima città nella quale potremmo usare questo gioco, perché poi Abbracciabo non Abbracciabà, poi se iniziamo con le consonanti Abbracciare, insomma, quindi un pochino più difficile. Ma sì, Abbracciami nasce molto casualmente, come vi dicevo prima, stavo andando a pedalare in montagna, ho perso il treno che mi portava a Tirano, e quindi ho detto vabbè, che cosa faccio, e mi ricordavo di aver visto una traccia di un giro attorno alla città, e ho detto vabbè, proviamo a farlo. Era un giro molto simile ad Abbracciami, tracciato da quello che secondo me è un genio delle tracce, che si chiama Max, vabbè, poi lui non ama tantissimo la visibilità, ma ha tracciato un sacco di percorsi in Lombardia, uno più bello dell'altro, tutti percorsi abbastanza gravel. E facendo quel giro su quella traccia io mi sono accorto che, uno, non conoscevo minimamente Milano, pur abitando qui da 50 anni, e due, che la Milano che si vedeva da quella prospettiva era una città anche più interessante rispetto a quella che si vedeva da altre. Quindi ho iniziato a lavorare su quel percorso, l'ho modificato, l'ho reso meno gravel e più urbano, e poi mi è venuta l'idea di fare questa operazione sui cartelli, nel senso che a Milano a oggi, cioè prima di Abbracciami, non esisteva nessun cartello indicatore stradale dedicato alla bici, nemmeno uno. Esisteva un esperimento fatto per Expo in questa zona qui, anche in Viale Certosa, adesso se ne vedono 2 o 3, ma per il resto il 99,99% dei cartelli stradali segnaletici a Milano sono dei cartelli indirizzati agli automobilisti. E posando questi primi cartelli da regolari, da codice della strada, che indicano l'itinerario di Abbracciami, noi diamo anche un segno del fatto che appunto ci sono e hanno diritto a stare in strada anche altri mezzi di trasporto. Poi, diciamo, il progetto adesso sta prendendo tante strade, perché c'è appunto questa idea di finire di posare i cartelli, c'è l'idea di farlo diventare un vero e proprio percorso cicloturistico, perché prima o poi i turisti torneranno a Milano. Comunque i milanesi, o comunque tanta gente, ormai lo percepisce come una cosa, sì, che c'è, punto, sì, cioè esiste, e dal primo giro con Milano Bike City un sacco di persone... Sì. Il lockdown ha aiutato, perché... Ci si poteva muovere solo in bici nel comune. Esatto, quindi... perché erano comunque 70 chilometri, quindi un buon allenamento che potevi, sì, fare, sì, senza uscire dal comune, quindi... diciamo che in molti ne hanno fatto delle varianti anche sportive, quindi hanno, sì, tolto, sì, magari i tratti sterrati,
e l'hanno fatto più stradale, bene, benissimo. E poi c'è, cioè, quello che dicevi di vedere la città da un'altra prospettiva, secondo me è molto interessante. Vabbè, si collega a un tema, un altro tema grosso delle città, delle periferie. Di fatto si vedono i posti che vive la gente, cioè dove vivono le persone veramente, quindi anche come le persone decidono di poi, sì, modificare quegli spazi. E sì, sì. E è molto vicino all'idea, sai, adesso anche il comune sta puntando tantissimo sui quartieri, la nuova campagna promozionale della città di Milano è partita in questi giorni e sarà tutta basata sui quartieri. Adesso hanno fatto i primi tre, Isola, Chiaravalle, sì, sì, e non mi ricordo il terzo. Anche, diciamo, brandizzando con nomi, è un po' un modo per decentrare un attimino. Così? Nolo. No. Nolo e Napa. E su, diciamo, pedalando su Abbracciami, i quartieri sono i veri protagonisti, perché alla fine io poi, adesso che lo faccio spesso, quando sento parlare anche dell'idea centro-periferia, resto sempre un po' lì, perché a quel punto è una questione che perde un po' di significato. È molto anni, no? 70, centro-periferia, sì, cioè, sì, ormai la gente si sente del quartiere ed è anche bello in realtà avere più centri. Sì. E tra l'altro durante il lockdown, secondo me, abbiamo visto che la vita poi era nei quartieri, quindi, certo, tu andavi, sì, in centro, il centro era deserto, e invece i quartieri sembravano diventati il nuovo centro, no? Quindi probabilmente anche questa è un'esperienza che ci farà, diciamo, ci insegnerà un po' di cose, ecco. Sì, sì, forse un'appropriazione degli spazi un po' più personale, ecco, la gente si sente partecipe di più agli spazi che occupa. E tra l'altro in Italia abbiamo questa caratteristica, al di là delle città, che è tutta una grande provincia. Io una domanda a cui non so rispondere, magari tu te la sei fatta un po' di volte, è come, perché Giovanni abita comunque in provincia, quindi secondo me questo problema lo vive tutti, dove, i giorni. Provincia di Lecco, Cernusco-Lombardone. La mia salita preferita è il Sirtori, magari la conosci. Quella è la mia distanza di salita. Oltre faccio fatica. Io mi chiedo, 2 chilometri, 3 li reggo. Come la provincia italiana, che di fatto poi non ha nemmeno tutta questa disponibilità di mezzi pubblici, o comunque non ha una vera organizzazione legata alla mobilità, può investire sulla bici o capire come farla diventare. Beh, però qui mi permetto di contraddirti, perché in realtà la provincia italiana si muove in bicicletta, cioè ci sono intere città, ma non mi viene la in mente Brianza, forse. No, la Brianza no, ma perché in Brianza c'è un'urbanizzazione scelerata, strade, però per esempio mi viene in mente una grande città e tutta la parte che è Pesaro, che comunque è una città. Pesaro è una città che ha, vabbè, la bici politana, che è una cosa che quando vado mi fa sempre ridere, però a Pesaro i parenti di mia moglie vivono lì e loro, cioè per loro la macchina non esiste, ne hanno una per famiglia, è qualcosa che sì, a volte si può usare tendenzialmente per andare magari fuori, però se no si muovono 100% in bici. È ovvio che la città è stata, cioè proprio le strade sono stati fatti sensi unici, cioè è stata impostata per la bicicletta. Un altro posto, Ferrara, dove, vero, è impressionante questa cosa. Bologna, se vuoi, in un certo, però, senso. Però sono sempre nuclei comunque cittadini, diciamo. No. Cioè, quando ci si sposta un po' fuori dal nucleo cittadino diventa tutto un po' più complesso. Vabbè, le distanze aumentano e... Beh, allora, Pesaro è un esempio molto... interessante. Vabbè, la bici politana è una, diciamo, è un caso di scuola internazionale, e a me, quando sono andato a vederla, appunto, Pesaro ha anche molto colpito questa coesistenza pacifica tra bici, la moto legata a personaggi famosi della zona, l'automobile, cioè lì è tutto molto più armonico, ecco. Beh, sono romagnoli, comunque vivono tutti più tranquilli in generale, quindi, però sì, comunque l'automobilista di Pesaro è abituato al ciclista, cioè c'è tutto. È tutto più sereno, ecco, mi sembra. Il problema chiaramente è vero sui collegamenti, cioè sono i collegamenti extraurbani, nel senso che ci sono tante zone che non sono raggiungibili e non c'è il treno. Il treno, se siamo in Lombardia, addirittura non ci puoi andare con la bicicletta, perché il Trenord, sì, questo è un po' una follia italiana. Sì. Italiana lombarda, diciamo, sì, in questa fase decide di disincentivare l'intermodalità,
rispetto ad altri paesi non ci sono neanche tanti pullman, perché io penso, non so, in Svizzera, comunque tu ovunque sei, a un certo punto vedi arrivare il postale e ci attacchi la bici e in qualche modo... Poi in ogni centro arriva il treno in Svizzera, tra l'altro, quindi vabbè. Però è quello che vi dicevo prima, secondo me, sulla nostra cultura, nel senso, noi abbiamo costruito tutto basandoci sull'automobile, quindi per smontare questo e per costruire qualcosa di nuovo ci vorranno persone che hanno questa esigenza, la portano avanti, la sostengono. Insomma, credo che ci vorrà tempo e soprattutto decidere in modo un po' radicale che gli investimenti sulle strade basta. Poi ci sono dei posti dove la macchina può andare bene, cioè il problema forse sì, sono le troppe macchine. Esatto, non è demonizzare la macchina di per sé. Io andrei verso la chiusura, ma ti do la possibilità di vantarti di un altro po' di cose che hai fatto, tra cui Massimo Armocchi, che ha vinto su consiglio d'oro del nostro autore Gabriele Gargantini ha detto parlate di questa cosa, e quindi ti do carta bianca. Anche perché parlando della cultura che deve cambiare, in realtà c'è i bambini che sono il cuore di Massimo Armocchi. Sì, ma poi ci sta con quello che vi dicevo prima, perché Massimo Armocchi nasce perché una mamma di una scuola di Viale Monza a Milano ha mandato un messaggio al gruppo di Critical Mass dicendo vorrei andare a scuola in bici con i bambini ma ho paura, mi accompagnate. E era l'ottobre del 2013 e un gruppo di Critical Mass si è trovato qualche giorno dopo, la mattina alle 8, sotto casa della mamma e l'ha accompagnata. E da lì, poi naturalmente diciamo, è stato un momento molto instagrammabile, notiziabile, nel senso quando ancora Instagram non era diciamo abbiamo lanciato Instagram con questo gesto, però da lì da cosa nasce cosa e si è diffusa in altre scuole ed è diventato qualcosa di più strutturato, sempre con l'idea che diciamo chi è più abituato ad andare in bici affianca ai genitori che hanno voglia di andare a scuola in bici con i bambini, in modo da magari in quei momenti di renderli più consapevoli, indipendenti, insegnargli magari qualche trucchetto, diciamo così, di come si sta in strada. E perché non è niente di più semplice che andare a scuola in bici. È quello, cioè, sì, assolutamente. Ci sono quello. Anche bambini che vengono senza i genitori. Stanno in realtà no, perché comunque noi non ci prendiamo la responsabilità di un bambino da solo, però ci sono sempre, diciamo, tanti genitori. C'è la musica, che naturalmente per noi è una caratteristica importante, perché ci portiamo dietro questa cassa, i bambini scelgono la playlist, quindi diciamo che è andare a scuola in bicicletta, ma diciamo è anche comunicare un messaggio alla città attorno, perché naturalmente sono delle carovane che non passano inosservate. Ma riuscite a coprire ad esempio su Milano tutti i quartieri? No, cioè è molto localizzata ancora? Dipende, nel senso che siccome è tutto basato su almeno un nucleo di due o tre genitori, quando ci sono questi nuclei di genitori attivi a quel punto si attiva un gruppo, però succede che poi i bambini crescono e vanno alle medie, quindi a quel punto nel frattempo c'è un nucleo che si è attivato bene, se no quella scuola per un po' magari non c'è, quindi noi siamo molto dipendenti da quello che vogliono fare i genitori, ma fino adesso ha funzionato anche bene così, perché comunque diciamo non può diventare un servizio strutturato, certo. Cioè nessuno di noi ha in mente di fare l'ATM dell'accompagnamento a scuola. Vogliamo che continui a rimanere un'esperienza anche così un po', se volete, un po' non classificabile, perché sì, ci sono delle esperienze simili. Può essere un primo attivismo da bambini, sì, cioè sì, comunque è un modo. È bello anche il nome, no? Massa, cioè sì, è proprio un modo esatto per iniziare fin da bambini a capire che si può essere motori di cambiamento. E così. Però se tu ci vedi, noi non diamo l'idea del gruppo intruppato, non abbiamo delle pettorine, non c'è tipo il piedibus che spopola per tutta la Brianza. Non c'è un cioè naturalmente siamo molto attenti, ma tra l'altro i bambini sono molto sereni quando sono in strada, quindi diciamo andare in giro con loro non è un problema, perché quando le persone sono serene la città non è un ambiente così ostile, quando ti porti dietro un carico di paura, di nervosismo, di tensione, che tutto diventa più complicato, e quindi diciamo siamo sicuramente belli da vedere, diciamo, sottoscritto l'esperienza, e io spero sempre che quando qualcuno ci vede pensi che effettivamente
A Milano alle 8 del mattino si può anche non essere già nervosi per la riunione, si può non essere già in call con il proprio capo cliente, e se magari sei in call si possa essere così in modo un po' leggero, insomma, che non vuol dire che, cioè, poi questi come noi, le persone che lavorano, cioè portano i bambini a scuola in bicicletta, poi vanno a lavorare, certo. Non vanno, come dire, a fare shopping, certo. Ecco. Sì, è un lavoro di doppia educazione, genitori bambini. Sarebbe anche bello che poi si polarizzasse sui vari quartieri, cioè che autonomamente è una cosa che può contagiarsi. Vedremo, ecco. Tra qualche anno, quando avremo quei dati di questi ragazzi cresciuti, se si saranno comprati 300 automobili. Se no. Saranno genitori che accompagnano i figli a scuola in bici, oppure... In realtà si ricorderanno che li portavano a scuola in bici anche d'inverno e per reazione compreranno. Esatto. Quello mi obbligava a andare. Non avrà avuto effetto, solo il contrario. Sì, esatto. Il fastidio. No, però secondo me è una figata. E è anche bello che sia stato premiato, perché vuol dire che comunque l'istituzione in qualche modo riconosce un valore a quell'esperienza. Sì, poi è anche bella la partecipazione, diciamo, dal basso. No? Si parla sempre di partecipazione dal basso, però effettivamente questa è una cosa che ha fatto. Io onestamente sono a posto. Almeno per questo giro. Sì. Vabbè, grazie mille. Potrei parlare di bicicletta all'infinito, però... Lasciatemi dire solo un'ultima cosa. Vai. Quello che vivo i monopattini, vorrei dirlo con... Ah, tu sei pro monopattino? Io sono... No, non li uso perché ho paura e sono troppo imbranato. Anche a me fanno paura in realtà quelli che vedo, però... Però quando vedo, diciamo, questa guerra che viene fatta ai monopattini come se fossero il problema delle città... No, è spiegabile. Veramente... Secondo me c'è un rosicamento. Beh, però dall'altro lato è anche bello il discorso che facevi dell'abitudine. Quante persone stanno effettivamente comprando e iniziando a usare il monopattino? Questo lo dico anche in Brianza, si vede gente girare il monopattino. Io l'altro ieri il pensiero che ho fatto è, se io da adolescente, quando non avevo la patente, quando non avevo nulla, magari la bici, avessi avuto i monopattini in sharing... Dicevo, sai che figata essere liberi in città, sì, ma anche il tardi tuo, la sera. Anche il tuo, sì, cioè sì. Vuoi mettere, però hanno generale, 30 km di autonomia, vai ovunque. Sì, sì, sì. È una roba anche per i ragazzi, secondo me, è spaziale. Cioè, vedo gente da quartieri isolati come può essere Forlanini, cioè posti difficilmente raggiungibili con i mezzi che adesso con questa cosa... Ma per questo è... E io lo vedo anche su Massa Marmocchi, ci sono tantissimi bambini col monopattino, perché tra l'altro è un, diciamo, un elemento particolarmente pratico per i genitori, perché arrivano a scuola, piegano il monopattino, se lo portano via. Sì, e non rischiano tutta la parte brutta di avere una bici in città, ovvero... E poi perché magari il pomeriggio, la mattina va la mamma, il pomeriggio va il papà, sì. Quindi insomma, cioè... È un mezzo comodo anche per la gestione familiare, quindi per questo all'inizio vi dicevo, la bicicletta è un'icona, ma dietro l'icona della bicicletta secondo me ci sono tanti elementi, monopattini. Sono le due ruote un po' il trucco, sicuramente. Anche forse anche il monoruota, come si chiama? Sì, o il monociclo, però non è tanto pratico forse. Sì, sì. No, la cosa forse è magari la sicurezza, i caschi, l'educazione che anche su quel fronte, vabbè, è importante. Ho fatto un incidente in bici un po' di anni fa, cioè in generale... Il furgone l'ha fatto con me. Bisognerebbe, secondo me, spingere anche fin da piccoli a... E se ci lasci i tuoi contatti, dove possiamo farti seguire dalle persone, e lo se dici, vuoi anche promuovere qualcosa, te stesso, le tue attività, insomma. Allora, beh, Massa Marmocchi ha un sito che è massamarmocchi.it, e quindi è molto facile. Magari vi lasciamo i link nella descrizione, esatto, del certo. Video. E Abbracciami, anche quella ha un sito che è bici.milano.it/abbracciami. Sul, tra l'altro, numero di Alvento. Numero Alvento 15. È in edicola, che è una... Sono 2500 pagine su Abbracciami, Abbracciato. E c'è anche il video, anche quello nostro che abbiamo fatto, lo possiamo mettere sempre, sì, in link. E poi l'ultima domanda, Milano Bike City. Milano Bike City, vabbè, l'anno scorso non l'abbiamo potuta fare, vabbè. Perché, e questa primavera non l'abbiamo potuta fare perché, e stiamo valutando che cosa fare a settembre. Io ho un punto di domanda sul fatto che a settembre a Milano succede... verranno troppo. Fatte tutte le cose che non sono ci state fatte. Ci sono due anni di settimane da fare. Riaprono gli sta. E in più ci sono le elezioni a ottobre, quindi bisogna un po' capire se ha senso fare un evento di questo genere, che poi magari può essere strumentalizzato, eccetera, oppure pensare a questo punto di rinviarlo serenamente alla primavera del 2022, che potrebbe essere un'opzione più intelligente. Vediamo. Beh, noi lo attendiamo perché era stato molto divertente. Figo. Quindi niente. Va
Va bene, grazie mille del tuo tempo. Grazie a voi. Dei punti di vista super interessanti. Ci risentiamo tra un po' e vediamo come è cambiata Milano. Io vorrei andare a fare Abbracciato, perché ho visto le foto, ho visto le storie di Davide e mi ha gasato. Sì, deve essere una roba interessante. Possiamo andare, sentiamo Davide, che tra l'altro ci deve un podcast, quindi Davide ascolta. Ciao, va bene. Va bene, grazie mille. Grazie a voi. Noi adesso siamo da Claire a Milano. Loro sono aperti tutte le sere da settimana prossima, dal mercoledì in poi. È un rooftop in una zona non proprio top. Però è carino. Però è carino. C'è una bella situazione, c'è musica dal vivo. E come spot milanese ci sta. Frequenteremo. Inaspettato, direi. Sì, per la zona è particolare. Va bene, grazie, ciao, alla prossima. Ciao.